fare felice sarà con me. Beh, vi confesso che è una delle canzoni che amo canticchiare di più, nonostante siano passati quasi 20 anni, ma è attualissima. Crudele di Mario Venuti. Mario, che abbiamo in diretta con noi via Skype. Buonasera Mario, e lo vedo in compagnia, in bella compagnia. Ciao Mario! Ciao! Ma che bello vederti! Allora, io dico per inciso che Mario è di parola, perché noi abbiamo pattuito questa intervista tempo fa, ci siamo incontrati in quel di Giovinazzo, in Puglia. Ho avuto il piacere di conoscere un artista, un uomo che ha il sud davvero nel sangue. Beh sì, ma un uomo d'onore, è un siciliano uomo d'onore, questo posso dire, perché quando ti stringe la mano Mario, siciliano uomo d'onore può dare no nel senso no uomo di parola, nel senso che con una che con una stretta di mano firma un contratto morale, diciamo così. Sì, questo sì, sono abbastanza di parola. E dicevo prima che sono passati quasi 20 anni da Crudele. Sì, era l'anno prossimo saranno 20 anni, perché è del 2004. E che cosa è cambiato? Intanto tu ti sei lasciato contaminare dalla musica non solo italiana, ma anche brasiliana, latina. Anche in Crudele ci sono dei semi della musica brasiliana, plateale, però il ritornello è una melodia molto brasiliana, un po' baiana anche quella. Anche in Fortuna? Sì, Fortuna sì, sicuramente era un omaggio proprio a quel mondo. Ecco, in tutta la tua vita artistica tu hai sempre studiato, cercato di scoprire, aprire i tuoi mondi musicali. E adesso con il nuovo singolo sei arrivato a goderti il sole di Napoli, ma anche quello di Bahia. Sì, diciamo un po', nella mia musica sono un po' dei corsi e ricorsi. C'è un percorso, poi a un certo punto ci sono delle deviazioni, così delle sbandate che mi portano da un'altra parte, perché sono abbastanza inquieto artisticamente, però poi ci sono dei ritorni. Questo del Brasile sì, è una passione che mi porto dietro da tanti anni, che però ogni tanto la metto da parte per scoprire altre cose, e adesso sono ritornato, sì, col disco precedente Tropitalia, che è un disco di cover però arrangiate. Anche lui vuole partecipare all'intervista. Ma mi sembra giusto, si chiama? Rubio. Ciao Rubio, devi sapere che la nostra radio, Radiosa, è molto vicina agli amici a quattro zampe, perché noi anche in questa trasmissione molte volte ci siamo occupati di amici a quattro zampe, quindi lui è a casa sua, ma in realtà si sente proprio nel salotto a stare con noi, ha capito che praticamente sta bene. Quindi dicevamo... E quindi adesso c'è stato, come dire, dal disco precedente Tropitalia, che era un disco di cover italiane però arrangiate alla brasiliana, e Napoli-Bahia, se vogliamo, è un anello di congiunzione fra Tropitalia e l'album che verrà, che uscirà ad autunno, che è molto di più, che ci sono delle influenze di musica brasiliana, però è un crossover in cui c'è anche un po' un ritorno verso il pop rock, ci sono degli episodi orchestrali un po' più vagamente soul, insomma è un progetto molto molto ricco. Ecco, sono molto soddisfatto, sì, del lavoro. Quando io parlo di Napoli inevitabilmente il pensiero va al sound di Pino Daniele. No, certo. Io quando avevo 16 anni ne ero a metà, mi organizzai per andare a vedere il concerto che seguì l'uscita del disco Ne ero a metà a Napoli. Andai a vederlo, non so se era il Teatro Mercadante, non ricordo bene il nome del teatro,
c'era James Nese, c'era Tony Esposito. Tony Esposito, c'era Mauro Spina alla batteria, quindi prima di D'Episcopo. C'erano i suoi musicisti storici, c'era Ernesto Vitolo al piano elettrico, alle tastiere. Ancora non c'era Gio Amoruso, quindi stiamo parlando proprio del 79, credo. Ecco, come nasce tecnicamente il brano che stiamo per ascoltare? Tecnicamente e musicalmente. Sì. Si può dire anche tecnicamente. Io avevo tra le mani, diciamo, sulla chitarra questo ritmo, questo ta 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 ta, che è la figurazione ritmica del samba reggae, quindi volevo fare un samba reggae. È un ritmo, diciamo, non molto conosciuto in Italia, ma che si è diffuso dagli anni 90 da Salvador di Bahia, dove appunto i baiani sono stati capaci di mischiare il samba col reggae, visto che si trovano un po' a metà strada tra, come dire, sono più vicini alla Giamaica forse di quelli degli abitanti dei Carioca, di abitanti di Rio de Janeiro. Vabbè, comunque, a parte questa cosa, venne fuori questo giro di accordi, questa melodia che subito, non so, trovò subito le parole. Salvador di Bahia mi ricorda molto Napoli, e quindi con un incipit del genere, diciamo, un po' la canzone è già fatta, perché tutto viene abbastanza di conseguenza. Trovare delle similitudini fra queste due città è abbastanza facile, perché sono due città molto identitarie per i rispettivi paesi, cioè proprio culturalmente marchiano proprio in maniera importante le rispettive nazioni, e poi sono delle città ricche di contraddizioni, perché sono città gioiose, molto vitali, però anche problematiche, e quindi sono due città che in questo si assomigliano, e quindi la canzone, diciamo, si è un po' scritta da sé abbastanza facilmente. Ecco, due domande velocissime. Una di Arianna da Matera ci chiede: quando vieni a Matera? Ma guarda, io dovevo venire a Matera l'estate scorsa, poi per qualche motivo non si è concretizzata, ma io amerei molto tornare a Matera, perché sono venuto, mi ricordo, in occasione di un premio letterario. C'era anche Carmen la sorella, che è materana. Certo, è di Ferrandina, allora, per essere precisi, provincia di Matera. Sì, che allora era corrispondente da Berlino, ve la ricordate? Certo, bravissimo. E c'era anche lei nella giuria. Io mi trovai appunto nella giuria di un premio letterario, onestamente pensa un po', non ricordo il nome del premio letterario, però fu una bella esperienza, anche l'occasione di visitare Matera, che è una città bellissima. Io lo so, perché Francesco, io le so le date, ma vediamo se le ricordi. Attenzione, anche. Attenzione, non so qua cosa resterà di questo musicista, perché il cane lo sta. Francesco da Terlizzi, vicino a Giovinazzo, quasi, ci chiede: torni in Puglia quest'anno? Sì, torno in Puglia. In questo momento non so dirvi esattamente ho dove visto andare a vedere Vieste. Il calendario. Ecco, però... ho visto Vieste, lo vado a recuperare il calendario subito, in modo che rispondiamo in diretta al nostro amico subitissimamente. Mi ricordo che saremo a Vieste ad agosto. Vieste, ecco. Vieste sì, in Puglia. Sì. Quindi Gargano, se non erro. Certo, certo. E poi, oddio, ho perso anch'io, lo sai. Vabbè, comunque chi vuole si può collegare adesso. Tra l'altro il calendario forse ancora non è stato pubblicato ufficialmente, ma nei prossimi giorni lo sarà. Allora, quindi, te lo dico subito, sui social potrete venire a conoscenza. 7 settembre, Marina Piccola a Vieste. Sto vedendo, ma ce ne sono altre anche più il 13 agosto, il giorno del mio compleanno, lo vengo a festeggiare al Villaggio Bahia a Peschici. Ah, dove sarai lì? Ecco, queste sono le due date che abbiamo per il tour, ovviamente in Puglia. Io ti ringrazio, Mario, devi pagar pegno, perché ti lasciamo annunciare ovviamente il tuo brano, il lancio del tuo brano. Grazie, Mario. Grazie, a presto. A proposito, la mia tazza l'hai sempre custodita? È lì in mezzo per il tè. Bene, quindi sono con te quasi tutti i giorni, che bello.
siamo con te tutti i giorni. Ciao a voi, Napoli, Bahia. Mario Venuti. Salvador di Bahia mi ricorda molto Napoli. Stesso vivere la musica, poi credere ai miracoli. Samba e San Gennaro, tarantella dei tropici.